con Abbas Avudovas al raduno della pallacanestro Antuabi. Quest'estate non hai fatto molta vacanza. No. Però insomma è andata abbastanza bene con la nazionale. Sì, diciamo che con la nazionale è andata oltre le aspettative, però se siamo riusciti a vincere l'europeo è perché ci siamo impegnati ogni allenamento. Poi parlando personalmente, io l'anno scorso ho lavorato tantissimo per arrivare a quel punto perché non avevo tanta motivazione, però avendo un europeo alle spalle, avanti, parlo dell'anno scorso, mi ha dato moltissima motivazione a lavorare ogni giorno e sempre più forte, e poi per conquistarmi un posto quest'anno. Ecco, torniamo all'europeo. Sì. Che gioia ha dato vincere una manifestazione di questo tipo? Che sensazione hai provato a quella sirena dell'ultima partita? Ma diciamo che quella partita lì, davanti a 7.000 persone contro, diciamo che io non ho mai giocato contro con così tanto pubblico davanti, è stata una, diciamo che i primi 5 minuti sono stati molto tesi perché vabbè, uno è nervoso, finale europeo, però poi a lungo andare è stata una partita veramente faticosa. Quando siamo ritornati all'intervallo il coach ci disse: adesso siamo sotto di 8, la dobbiamo recuperare punto per punto, minuto per minuto, ed è stato così. Poi gli ultimi 3 minuti non finivano più, è stato veramente, però poi quando è finita io ho fatto uno scatto, ho iniziato a correre per tutto il campo, la felicità era incredibile, perché vincere una manifestazione del genere è pazzesco. Adesso si torna a Cantù. Sì. Il tuo obiettivo, la tua volontà è quella di ritagliarti il tuo spazio anche qui e di essere finalmente, di esplodere, se sì. Così. Diciamo che adesso la cosa che mi aspetto è di innanzitutto dare il massimo a tutta la squadra, poi sarà la decisione dell'allenatore quanto io dovrò giocare. Ovvio, io spero di fare bene per la squadra, di trovarmi bene innanzitutto, e poi vedremo, e poi speriamo che tutta la squadra vada bene e di fare un bel campionato. Grazie mille. Grazie a voi.